Giorno nuovo, ma sempre visite mediche. Neanche le 8 è già l'ora di partire. Ciao a tutti amici nerazzurri, Eccoci qua, ragazzi. 28 gennaio 2022, 24 ore Siamo dopo sempre. Robin Gosens. Anche oggi dobbiamo mettere la firma. Oggi è il giorno di Felipe Caicedo. Humanitas e CONI, questo dovrebbe essere l'iter. Andiamo. Eccoci arrivati alle nostre spalle l'Humanitas. Dovrebbe fare come sempre la prima parte qua, la seconda nella seconda struttura dell'Humanitas e poi i CONI. Vorremmo fare tutte e tre gli step, adesso entreremo nell'ingresso principale Iniziamo a fare prima. e vediamo la situazione. Siamo arrivati, arriva il Volvo, vuoto, quindi vuol dire che probabilmente il giocatore è già dentro, è arrivato prestissimo, perché comunque è presto adesso. Sì, sono le 8:20 circa, Sì, per quindi. essere già arrivato vuol dire che è arrivato ancora più presto, quindi adesso non ci resta che attendere che esca da qua e poi ci trasferiamo nella seconda sede della Monitas. Come avete visto, Felipe Caicedo è entrato. È arrivato con un van. Situazione un po' strana Sì, rispetto al non ci è solito, devo mai dire. capitato una cosa simile. Fatto sta che arriva un van. Parcheggia, sta lì un 10-15 minuti. All'improvviso esce Caicedo. Come avevamo detto, la macchina dell'Inter era già lì. Il driver ha semplicemente preso il bagaglio del giocatore per Si sono portarselo in incontrati macchina. qua, praticamente si sono incontrati Sì, all'Humanitas. la cosa che è cambiato rispetto alle altre visite mediche è che il giocatore è partito da solo e l'Inter gli è venuto incontro direttamente qui all'Humanitas. Quindi adesso siamo già nella seconda parte, dove dovrebbe svolgere la seconda parte di visite mediche all'Humanitas. Lo attendiamo e poi vogliamo a CONI. Ragazzi, 2 ore e 1 minuto Ci dopo siamo. abbiamo il video dell'entrata di Felipe Caicedo nella seconda parte di Humanitas. Vogliamo al CONI, quindi non lo becchiamo che esce qua, ma lo beccheremo che entra lì e speriamo che lo facciano entrare a piedi. Almeno riusciamo anche a prenderlo per bene in faccia, eccetera. Dai, Quindi, dai, dai, Inter, non bene, far scherzi, perché oggi già la cosa del van ci ha messo comunque 2 ore che bene. È tanto, è pensavamo tanto. Pensavamo che. ci mettesse di meno, perché comunque Gosens era infortunato, quindi sai, magari qualche minutino in più per gli accertamenti e tutto, però in realtà anche Caicedo ci ha messo 2 ore. Andiamo al CONI. 11:20, Diciamo. siamo al CONI, c'è un vento e un freddo. Arietta Allora, fa meno freddo apposta. di ieri delle visite mediche di Gosens, ma c'è un'arietta che dà un sacco fastidio e fa freddo dietro un sacco. Però vabbè, comunque manca veramente poco perché Felipe Caicedo sta per arrivare al CONI, è questione di minuti. Lo attendiamo e solito video. Ragazzi, siamo riusciti anche a fare Felipe Caicedo. Anche oggi mettiamola V molto tranquillamente. Humanitas Fortunato. CONI riuscito. E questo era il nostro video delle visite mediche di Felipe Caicedo. Se vi è piaciuto, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale Attivate la YouTube. campanella per seguire tutti i nostri video, tutta la nostra serie live, ragazzi. Passate da tutti i nostri social che trovate in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video o una prossima live. Forza Inter! Perfetto.